dunque l'argomento principe questo della illuminazione della chiesa di San Giovanni, ma chiaramente ci permette di spaziare in un campo più vasto che quello della cultura, anche dei musei, come avete sentito l'intervista con il sovrintendente De Marco. E allora io ho invitato in studio l'amico Giovanni Di Stefano, l'archeologo Giovanni Di Stefano, che di queste cose un po', diciamo, ne capisce, anche hai fatto la faccia strana, Giovanni, ne capisci? Pochino. Tra l'altro dobbiamo dire che ti hanno nominato proprio da poco, fresco di nomina, ispettore onorario della regione siciliana per quanto riguarda il territorio e il parco di Ragusa. Quindi hai una carica che pur da pensionato, diciamo, puoi espletare perché sei un ispettore onorario. Allora Giovanni, iniziamo con questa cattedrale, tu che ne pensi? Io credo che questa illuminazione, il progetto di questa illuminazione sia stato ovviamente vagliato dai componenti della commissione centri storici, quindi ritengo che ci siano scritti a verbale le motivazioni, no, per i quali questa, diciamo, illuminazione è stata ritenuta idonea a poter, o la migliore per poter, o la migliore, non so se c'è stato un concorso di idee, non so se sono state vagliati anche altri progetti. Io dunque vorrei anche sentire il parere dei componenti della commissione, anche perché lo sono stato, centri storici, certo, perché essendo ricadendo nel centro storico. San Giovanni è anche nella commissione, cioè fa parte, certo, del centro storico. E dunque io, come ex componente della commissione, ricordo che i progetti appunto si valutavano, si approvavano oppure no. Mi chiede un giudizio, vorrei rispondere facendoti una domanda e quasi invertendo i ruoli in questo nostro dibattito. Ma io non sono né sovrintendente né... Tu che sei un viaggiatore attento nel mondo e sicuramente hai esperienze di fruizioni notturne dei monumenti, dunque vorrei rivolgerti a te questa domanda, però non mi sottraggo alla risposta. E la mia risposta è che ogni forma di incentivazione sui monumenti deve tener presente quali sono i protagonismi che questi monumenti offrono nell'architettura, offrono alla fruizione. Nel caso specifico della chiesa di San Giovanni a Ragusa Superiore, il cui prospetto ha questa straordinaria razionalità, seppur incompleto, cioè dire solo con una torre campanaria, eccetera, eccetera, tra l'altro diversa, no, dai prospetti delle chiese barocche, tardo barocche, in questa cattedrale e su questo prospetto mi pare che gli esperti, non certo io, hanno più volte, gli esperti come il professor Paolo Nifosi, hanno più volte sottolineato il fatto che ci sono degli insert quasi manualistici che esaltano alcuni particolari, no? Ad esempio le cornici nelle finestre, eccetera, eccetera, ma ripeto, io non sono uno storico dell'arte, dunque ritengo che in ogni, diciamo, soluzione di fruizione del monumento, soprattutto di tipo notturno, queste, diciamo, sensibilità architettoniche che erano nei nostri capimastri andrebbero sottolineate. Senti, perché... siccome tu mi hai chiamato in ballo, io ora ho preso un'immagine da internet e l'ho mandata alla regia, quindi se la regia può prendere questa immagine, che è l'immagine della cattedrale di León, cioè tu mi hai fatto una domanda e io ti rispondo
con una immagine, se, perché mi hai fatto la domanda ora e ora su internet sono andato. Ho fatto una domanda a chi ha esperienze di fruizioni notturne. Allora, io avevo già detto oggi a Ciccio, che comunque stimo per il lavoro che sta facendo, perché uno che le cose le fa, però mi sembra buia, cioè mi sembra che non risalta, cioè mi sembra una cosa messa lì nell'ombra, al contrario di certe cattedrali che invece vanno a spaccare, a venire fuori, illuminate in modo con tutte le, che fanno un effetto, secondo me, tutta un'altra cosa. Quindi, tu hai ma già non solo questa, perché io ti posso parlare di Burgos, tantissime cattedrali, grazie a Dio ho girato, come hai detto tu, e quella mi pare la più triste. No? Mario, tu hai già risposto in maniera egregia, il valore aggiunto della visione notturna dei monumenti, qualsiasi essi siano in qualsiasi parte del mondo, è proprio quella di poter sottolineare, come invece non avviene ovviamente nelle ore diurne, di poter sottolineare alcuni dettagli e dare in modo che però ci sia questo punto una di percezione. Vista, lui dice ho illuminato i dettagli. Io non ho contezza di ciò che è stato chiesto ai progettisti. Anche questo è vero. Quindi dovremmo capire qual è stato l'incarico dato ai progettisti, le valutazioni dei componenti della Commissione Centri Storici. Però siccome tu mi hai fatto una domanda e io non mi sottraggo alla risposta, devo dire che quei particolari, Mario, non mi sembrano esaltati. Non ti sembrano esaltati. Sono esaltati. Torniamo un attimo alla chiesa di San Giovanni, regia, alla cattedrale. Sono esaltati, mi sembra, da questa visione che Beh, tu stai riproponendo. La balaustra. Sì, ma la balaustra è il coronamento della piazza. Per carità, io non mi voglio inventare architetto, né architetto illuminotecnico, esprimo soltanto un parere assolutamente negativo. Perfetto, vabbè, io pure ho detto non mi piace, poi però voglio dire, vedendola magari, io avrei preferito, devo dire che a discolpa Ciccio Barone avrebbe detto che i massimi vertici della diciamo così, della cultura eblea gli avrebbero detto di non mettere molta luce perché ci vuole la luce soffusa, ma io sono convinto che questa città è triste. Io sono convinto che questa città fa mancare il cuore, cioè uno si fa via Trentalena, via Roma, dice però la illuminiamo, dice lui, ma è una città triste. Io non so chi sono i massimi esperti, certamente dico che il parere della Commissione Centri Storici sarà stato fondamentale da questo punto di vista. E mi pare che qui non ci sia un buio creato con un'alternanza di valori cromatici, mi pare che ci siano soltanto, non ho visto bene, ma mi pare certo, che ci siano... Certo, è un rendering tra l'altro questo, eh? Quindi sì, non è che sì, ci sono infatti, queste luci, si devono ancora certo, mettere. Certo, infatti. Va bene, allora... Dobbiamo aspettare. Il giudizio è negativo. Però Giovanni, io ti avevo chiamato perché avevi sentito il sovrintendente che ha detto due cose. Rogliesù non abbiamo notizie, doveva essere inaugurato i lavori, anzi, a febbraio, marzo, aprile, maggio, ed è lì, con tutta quella robaccia che c'è davanti. Del museo, che e noi ci siamo battuti tanto per il museo di Via Natalelli, eccolo qua, che l'assessore ha definito skippabile, cioè nel senso che si può saltare perché è un museo di poco conto, il sovrintendente ha detto, cioè, ma noi non siamo contro all'apertura, anzi abbiamo già chiesto al sindaco o all'amministrazione di fare tutte quelle cose che servono per l'adeguamento. Tu come la giudichi questa cosa da ispettore onorario? Ma io ringrazio il sovrintendente di cui apprezzo le doti enormi di fattibilità,
e nei problemi. Per quanto riguarda il Museo di Ragusa, credo che una espressione altrettanto autorevole, fortemente autorevole, è quella del direttore del Parco Archeologico di Camarina e Cava d'Ispica, che è anche l'architetto Domenico Buzzone, il quale gestisce i musei di Camarina. Perché il museo non è della sovrintendenza? No, il museo fa parte delle competenze del Parco Archeologico di Camarina e Cava d'Ispica. Che poi il parco può essere sotto la sovrintendenza? No, no, il parco è assolutamente autonomo. Giustamente il sovrintendente si riferiva... Autonomo con la regione, naturalmente, vero? Dipende dalla regione. Certo, sì. Il sovrintendente giustamente si riferiva ai lavori che sono stati, ritengo, autorizzati per quanto riguarda quella famosa scala antincendio, sì, che non abbiamo ancora visto realizzata. No. E dunque io credo che se questa settimana in tutte le città d'Italia si festeggia una riapertura dei musei, nella nostra città qualcuno forse ha decretato di celebrare un funerale, ed è questo che è veramente increscioso. Il Museo Archeologico Ibleo deve essere riaperto. Mario. Il Museo Archeologico Ibleo in via Natalelli, creato da Antonino Di Vita, portato avanti dalla professoressa Paola Pelagatti, è un bene della regione siciliana. Solo il locale appartiene al comune di Ragusa, non i beni che sono custoditi all'interno, dunque che nessuno se ne faccia ipotetico proprietario. Il Museo Archeologico Ibleo... Scusa, io allora ti voglio fare una domanda. E chi decide che si prende e si porta dall'altra parte quello che c'è dentro? Questo lo decide... Lo decide intanto il direttore del parco. Beh, essendo lui il responsabile. Non è che il comune può dire pigliamo questa roba e la portiamo giù. Forse ripeto. Non ci siamo capiti. No, forse ripeto. Il comune di Ragusa ha offerto negli anni 50 questo sito che si trova dove noi sappiamo in via Natalelli. E lì dentro il professore Di Vita e la professoressa Pelagatte, poi molto più modestamente io, abbiamo a poco realizzato, loro hanno realizzato, io ho fatto dei piccoli lavori di definizione, il Museo Archeologico Ibleo. Prima era antiquarium dello Stato, appartenente alla sovrintendenza di Siracusa, poi museo regionale, oggi con lo status di museo regionale e aggregato ai beni del Parco Archeologico di Camarina e Cava d'Ispica. Allora ripeto, questo museo appartiene non solo alla città di Ragusa, i beni dentro il museo, le collezioni, le scelte museografiche appartengono, sono di proprietà della regione siciliana, appartengono non solo alla città di Ragusa, ma a tutta la comunità provinciale. Perché è un museo dove tutto il territorio provinciale è rappresentato. C'è roba di... Dunque, questo museo deve essere riaperto. E ripeto, se oggi, se ieri si sono celebrate le riaperture di tutti i musei in Italia, noi a Ragusa non lo abbiamo potuto fare. Ancora è una cosa triste. Aspettiamo la scala antincendio, ecco, che so che ci sarà. Vorrei capire quando, da cittadino, penso che tu, meglio di chiunque altro, perché rappresenti un organo di informazione della nostra città e della nostra provincia, tu hai ben il diritto di chiedere a viva voce. Ma noi lo facciamo, il progetto... Giovanni, ascolta, perché sennò qua vedo che ti commuovi pure su questa vicenda. È chiaro, la che sento è un peccato come tenerlo chiuso. Scusa, vorrei chiedere a tutti gli insegnanti della provincia di Ragusa, della città di Ragusa, che sono passati con i loro allievi, con i loro alunni, con le loro scolaresche da questo museo,
negli anni passati, chiedo a tutte le guide turistiche, chiedo a tutti i cittadini che sono orgogliosi di questo museo, che cosa ne pensano? Dov'è questa scala antincendio? Quando sarà realizzata? È passato un anno e mezzo, Mario. Sì, hai ragione. No, no, ci mancherebbe. Giovanni, a proposito di dov'è, io ho trovato alcune immagini, no? Per esempio della Porta Walter. Perché poi la Porta Walter è un ingresso di Ragusa. Caspita. Purtroppo è appennuta, perché la Porta Walter è appennuta. Però cioè, mi pare che sia davvero tenuta molto male. Ti ringrazio. Tra l'altro, questa qui è a fianco al Museo del Gesù, proprio attaccato. Futuro Museo del Gesù. Però pensi che si possa... Commento del Gesù. Si possa tenere questo così? Mario, io ti ringrazio perché... Giovanni, però abbiamo 2-3 minuti, non di più. Troppo pochi. Io troppo pochi per la dignità dei cittadini di Ragusa, che non possono sopportare queste cose che tu stai facendo vedere. È uno scempio, è un obbrobrio che l'unica porta urbana della cinta muraria medievale risalente al 1600, ci entrò Carlo V, scusa un po', sia ridotta in queste condizioni con le lapazze in legno della ditta che eseguiva i lavori di restauro, direttamente attaccati al pilone di destra della Porta Walter, con i chiodi arrugginiti dentro lo stipite, gli stipiti della Porta Walter. Io ti ringrazio perché stai facendo vedere questo, perché ci permette a noi ragusani di indignarci ancora di più. Questo è veramente un obbrobrio. Io non so. Lo dobbiamo dire a chi? Chi è il responsabile? Sovrintendenza? Assessore? Chi è nelle more? Ma guarda, tutte le persone di buona volontà. Di buona volontà. Siamo tutti responsabili. Tutti. Non nessuno. Tutti responsabili. Il fatto che tu te ne sei fatto carico e una responsabilità forte che stai assumendo di denuncia. Vabbè, Giovanni, io ti ringrazio, abbiamo dato alcune indicazioni, siamo tornati su un argomento che abbiamo già dibattuto più volte, che è quello del museo, e noi ci batteremo, oltre che dibattere, perché il museo lo vogliamo riaperto. Grazie. Poi, siccome è una cosa statale, regionale, insomma, intanto lo riapriamo, poi vediamo cosa possiamo fare e come si può, nel caso, farlo congeniare, non sappiamo bene, con il Gesù. Va bene? Non lo so, questa è una cosa che dobbiamo discutere. Bene, grazie Giovanni. Grazie a voi, grazie a te. Andiamo avanti con la giornata.